Conforti Gelato Imprese Varese oggi presenta uno studio sull'osservatorio del mondo del lavoro in provincia di Varese. Che cosa ne emerge come dato saliente? Allora, abbiamo fatto innanzitutto il monitoraggio del mercato del lavoro negli ultimi 6 anni, cioè dall'inizio della crisi fino ad oggi, e da lì si evidenzia purtroppo che c'è stato un calo delle presenze di lavoratori nelle nostre aziende, parliamo naturalmente di aziende artigiane e PMI, che supera il 23% in questi ultimi 6 anni. È migliorato un attimino, però non c'è da essere contenti negli ultimi anni, perché abbiamo avuto soltanto un calo, soltanto fra virgolette, del 2%. Quindi sembra, insomma, che ci sia, siamo vicini all'inversione di tendenze. Analizzando però questi dati si evince e viene subito all'occhio un dato molto importante, ossia che effettivamente non ci sono stati nuovi ingressi nel mondo del lavoro identificabili nei giovani. Noi su questo siamo assolutamente preoccupati, perché crediamo che un ricambio generazionale all'interno delle aziende sia fondamentale per il trasferimento delle competenze, per il trasferimento delle professionalità e alla fine della fiera per mantenere il tessuto produttivo, per la coesione sociale, insomma per il benessere dell'intero territorio. E da questi dati nasce una proposta d'accordo che poi è diventato un accordo. L'accordo ha proprio questo senso, cioè cercare in tutti i modi di far entrare, di creare delle possibilità di ingresso di questi giovani nelle nostre aziende. Come? Questo accordo non inventa nuovi strumenti, nuovi istituti, nuove regole. Noi diciamo semplicemente, in accordo naturalmente con le organizzazioni sindacali, che ci sono questi strumenti che devono essere utilizzati, che ci sono delle opportunità, che ci sono degli incentivi. Per noi questo accordo è un accordo decisivo, perché ci consente di aprire un fronte nel mercato del lavoro che è quello degli under 18. Punto primo. Punto secondo, ci consente finalmente di sdoganare il lavoro nelle botteghe artigiane come un vero momento di formazione di questi ragazzi, e ci consente di sostenere, come noi da tempo andiamo facendo, che il lavoro nelle botteghe è a tutti gli effetti formazione e istruzione, e soltanto con un sistema diverso di apprendistato che riprenda l'idea che è nella legge ma che non ha mai trovato applicazione, per cui anche il lavoro nelle botteghe è scuola, certo in relazione, in rapporto col sindacato, con le scuole, con il Ministero dell'Istruzione, ecco, solo così noi riusciamo a recuperare il gap che abbiamo rispetto ai paesi del nord Europa, che fanno vere politiche di integrazione dei ragazzi in azienda. C'è un tasso di disoccupazione giovanile a Varese molto alto, e dobbiamo quindi, attraverso questo accordo tra CGIL e CISL e UIL e la Confartigianato, trovare gli strumenti attraverso l'apprendistato, per esempio, per l'inserimento di giovani nelle aziende artigiane con una possibilità di lavoro stabile e non precario. Legare il mondo dell'istruzione pubblica, quindi della scuola, al mondo del lavoro, perché ci sono possibilità, pur in un momento difficile per la provincia di Varese, delle possibilità di inserimento al lavoro ma anche di opportunità di carriera. Questa è una ricchezza naturalmente per dare un freno alla disoccupazione giovanile, opportunità di lavoro concreto ai giovani, ma anche per le aziende è una risposta, perché soprattutto nelle aziende artigiane è importante il ricambio generazionale. Se va in pensione un lavoratore anziano molto professionalizzato in un'azienda di piccole dimensioni, questo può essere un problema se non c'è un'adeguata preparazione e un inserimento dei giovani. C'è continuità in quello che già si è fatto negli anni passati, come accordi anche sulla provincia di Varese fra CGIL e CISL. Il problema lo viviamo ognuno nello stesso modo, nella propria organizzazione sindacale, e pertanto è un problema vivo, un problema che va risolto, e questo accordo ci permette di rafforzare l'unitarietà sindacale, specialmente in provincia di Varese, e di perseguire un unico obiettivo.